Qui c'era il presidente Silvio Berlusconi al bar seduto con sua moglie e dei bodyguard. Ci siamo presi di coraggio e un nostro amico che ora qui non è presente ci ha detto: presidente, possiamo fare una foto? Qua c'è Marta, sua moglie. I bodyguard ci hanno bloccato, però lui ha detto: no, no, fateli passare. Io stavo scattando la foto e non gliel'ho chiesta io, lui è venuto a dirmi: Riccio, vieni con me a farti una foto. Tra l'altro lui ci disse: raccontate a tutti che avete incontrato il presidente. Era molto emozionato. Silvio Berlusconi è morto e tutti hanno qualcosa da dire. Post, Santini, tweet, vecchie foto, articoli celebrativi, articoli copiati e incollati da Wikipedia, articoli che ci ricordano che sì, era il cavaliere, ma pure il cavaliere oscuro, coccodrilli, iene, messe cantate e invettive controcorrente. Insomma, è vero che Berlusconi è stato uno dei personaggi più noti e influenti della storia di questo paese, per cui era abbastanza prevedibile che accadesse questo, ma in realtà ogni volta che muore qualcuno di famoso o che diventa il morto famoso in un caso di cronaca nera, accade sempre. E ciò che accade è l'insopportabile, oscena appropriazione del morto. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Confesso che quando scorro la timeline dei social e vedo ovunque replicata all'infinito la foto del morto del giorno, anche se magari avevo voglia di dire qualcosa perché conoscevo il morto o il suo caso mi ispirava un pensiero gentile o una riflessione, bene, nel 99% dei casi scelgo di tacere. Mi sembra di partecipare a un banchetto macabro in cui il cadavere giace sulla tavola e i commensali banchettano voraci, strappandosi pezzi di carcassa l'uno dalla forchetta dell'altro. Ho visto di tutto in questi anni, gente che tira fuori il selfie col morto, gente che rispolvera vecchi aneddoti o considerazioni private su cui il morto non può più dire la sua. Lui ti ha aiutato molto in quel periodo, lui nei limiti del possibile, perché era un uomo lui, che girava il mondo. Bevevamo tutte e due e anche lui tendeva alla depressione, però insieme avevamo un senso di humor un po' dark tutte e due, però ci sostenevamo, ci stavamo vicini, ci volevamo bene, quindi tutte e due eravamo molto soli, perché lui veniva da un matrimonio, insomma, separati in casa da anni, e quindi anche lui, io ero sola da tanti anni e quindi ci siamo ritrovati con i nostri problemi, i nostri difetti di carattere, però purtroppo due alcolisti insieme affogano. Poi c'è chi racconta quanto il morto parlasse bene di lui, c'è chi odiava il morto ricambiato, però deve scrivere la cosa gentile per dare prova della sua benevolenza. C'è chi non vedeva l'ora di poter raccontare di quella volta in cui il morto gli aveva telefonato o l'aveva invitato a casa sua. C'è chi addirittura inventa una confidenza col morto che non aveva mai avuto o tira fuori una foto in cui il morto è dietro di lui, sullo sfondo, magari che si fa un cocktail, giusto per far capire che almeno una volta sono stati loro due geograficamente coincidenti. C'è una vecchia storia di una nota influencer che anni fa aveva litigato con un suo manager perché, insomma, semplificherò, lui non era sempre d'accordo con le scelte professionali di lei. Quel manager smise di lavorare con lei, lei gli fece terra bruciata intorno, lui le fece una causa civile che vinse e fu rimborsato per le angherie subite. Soffrì molto. Poi quel manager morì improvvisamente, giovanissimo. La prima persona a spiattellare la notizia della sua morte sui social con tanto di foto e didascalia commossa fu proprio quella influencer. Molti suoi amici, amici del morto, amici veri, lo seppero così, vennero a sapere della sua morte così ed erano gli stessi con cui lui si era sfogato negli anni per le sue sofferenze lavorative dovute a quella influencer. Inutile dire che amici e familiari appunto non gradirono per nulla quella ipocrisia. Ma dal mio punto di vista c'è perfino di peggio, e il peggio sono i morti dei casi di cronaca famosi. I bambini uccisi per vendette tra genitori, le donne uccise da compagni violenti, i ragazzi morti per qualsiasi futile o non futile motivo, insomma, tutti i morti che sono protagonisti dell'onda emotiva del giorno, del momento.
Quando vedo giornalisti, commentatori da bar, influencer, becchini della cronaca nera che postano sui loro account la foto della vittima del giorno con frasi sgrammaticate o melense o addirittura montano video macabri su TikTok, giuro che mi viene l'istinto di trasformarmi nell'assassina del giorno. Lo hanno massacrato fino a lasciarlo senza vita, perché Willy ha provato a difendere un suo amico. Il pestaggio è stato così violento che l'autopsia ha rivelato dei particolari scioccanti. Tutti gli organi interni di Willy erano completamente spappolati e in particolare il cuore riportava una ferita di 7 centimetri. Ci sono pagine intere di giornalisti che ormai sembrano gallerie di lapidi, cioè autentici cimiteri. Addirittura scrivono il loro epitaffio sulla foto della vittima di femminicidio e con tanto di loro firma sotto in calce, come se il morto fosse proprio una cosa loro, come se ci dovessero mettere il loro timbro sopra. Oppure vanno in TV a urlare e sbraitare contro assassini senza neppure che ci sia un colpevole certo. Questa è esattamente l'appropriazione del morto. L'idea perversa che la morte altrui sia necessariamente cosa nostra, che sia legittimo usare facce e corpi di cui nulla sappiamo e spesso ancor meno ci frega per alimentare il solito sistema, quello dei click e del consenso. È un sistema macabro. Vai in TV, nel salottino di Nera, o prendi la foto della morta del giorno, quella in cui magari lei sorrideva o, che so, era incinta, e scrivi la frasetta tipo «che la terra ti sia lieve», oppure «la mano di un uomo malvagio ti ha privato della bellezza della vita», o anche lo sdegnato evergreen «basta, queste cose non devono più succedere», e poi retorica assortita e arrivano click a palate, like a palate. Spesso con dati e ricostruzioni imprecise, tanto la notizia non conta, conta arrivare prima degli altri col coccodrillo. Jessica non ha un tetto e finisce tra le braccia di un porco, e due che vanno in una situazione di illegalità hanno un tetto e soprattutto un albergo a 4 stelle. Datemi del razzista, datemi quello che volete, ma c'è qualcosa che non va in noi italiani. Con questo non voglio dire che non si possa avere un pensiero per una vittima, che un caso non possa colpire nel profondo, che non si possa provare il desiderio di partecipare a un dolore collettivo, a uno sdegno collettivo, ma quando tutto questo diventa un format, una consuetudine, come sulla bacheca di un noto giornalista commentatore di Nera, beh, la faccenda diventa nauseante. Perché si fa finta di piangere il morto quando si sta usando il morto. È per questo che quando è morta mia madre sono andata in TV la sera ballando con le stelle, perché avevo la nausea, dopo molti anni, della morte usata per impietosire gli altri. Ho rifiutato gli inviti per andare a parlare di lei, del suo Covid, ho preferito scrivere poche cose e poi vivere la mia vita, diciamo così, pubblica in quel momento, come se niente fosse. Non avevo voglia di mescolare la verità in mezzo a tanto opportunismo e tante bugie che mi sono passate davanti negli anni. E per chiudere dico un'ultima cosa che dovrebbe farvi riflettere sul perché mettiate like a gente che deve per forza usare la foto del morto del giorno sulla sua bacheca per non aggiungere nulla alla causa ma solo interazioni al suo profilo. L'appropriazione del morto è la versione zuccherosa del sistema bestia di Salvini. È l'altra faccia della stessa medaglia. Quando Salvini metteva e mette sui suoi social la foto del suo detrattore di turno, prima poteva essere Laura Boldrini, oggi magari Saviano o Veronesi, lo faceva e lo fa perché i suoi commentatori partecipassero all'ondata d'odio, con due ottimi risultati per lui. Uno, coltivare il suo pubblico di odiatori affezionati, due, aumentare le interazioni del branco sulla sua bacheca. Chi posta sulle sue pagine la foto del morto con la frasetta buona, buonista, direbbe Salvini, adotta la stessa tecnica di comunicazione. Faccione del protagonista del giorno, frase che vuole innescare amore e partecipazione, fiume di commenti sdolcinati, ottimi risultati in termini di fedeltà del pubblico e di interazioni, ovviamente per colui che ha scritto. Insomma, diversi ma uguali. In tutti e due i casi, Saviano, che so, e la vittima di femminicidio non sono importanti, importano i click. Per questo motivo non ho scritto niente del morto del giorno ieri, anzi dei morti del giorno, perché, nota molto amara, non c'era
solo Berlusconi. C'era anche il povero Francesco Nuti, il quale, tra tante sfortune, ha avuto pure quella di vedere il suo piccolo coccodrillo oscurato dal grande caimano. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.